color, color de verde luna es mi pasión. Profundidad del mar y eso en mi ser, la luz de los luceros es mi amor. La luna es mi rival. Verde flama, verde luna, tú tienes mal frío. Mi alma es blanca como la azucena, verdes son mis ojos y su luz. Buonasera, ecco qui il nostro pubblico, tutti nati nel 1947. Sono scelti tra i lettori che hanno risposto all'invito di tre quotidiani italiani, che questa settimana sono La Nazione di Firenze, Il Mattino di Napoli e L'Unione Sarda di Cagliari. Alle mie spalle, ospiti speciali, testimoni, protagonisti che ascolteremo tra pochissimo. E poi li avete riconosciuti tra il pubblico, Giovanna Ralli e Giancarlo Sbraga. Sono a Roma al Teatro delle Arti per recitare La professione della signora Warren di Bernard Shaw. Hanno accettato di venire tra noi per un momento importante della nostra trasmissione, li sentiremo tra poco. Intanto diciamo una cosa, se il 46 è stato l'anno record per le nascite, il 47 è stato l'anno record per i matrimoni. Infatti nel 1947 sono stati celebrati 437.915 matrimoni, una cifra mai raggiunta, mai più superata da allora. Per fare un confronto, negli ultimi 4 anni in media sono stati celebrati 320.000 matrimoni l'anno. Abbiamo chiesto a chi si è sposato nel 47 di mandarci le fotografie di quel giorno, la fotografia delle nozze, il gruppo o gli sposi subito dopo le nozze. Ne abbiamo scelte alcune che adesso vedremo, ecco, lì proiettate alle mie spalle, e abbiamo chiesto a un gruppo, a 6 coppie di quegli sposi, a 6 coppie fotografate in alcune di queste fotografie, di venire qui con noi. Prego, accomodatevi. Siamo al fin, mio dolce amore. Eccoci sul
sul palcoscenico con le sei coppie. Possiamo levare la musica, grazie, con le sei coppie di sposi. Cominciamo da quella che mi sembra assolutamente la più giovane, signori. Mary. Ma voi non vi siete sposati nel 47, non è possibile. Sì. Quanti anni avete? Quanti anni avevate allora, scusate? 13 anni e 9 mesi, esattamente. Una bambina, lei? 19. Cioè, siete di... venite dalla Sicilia, da dove? Palermo. Cioè, lei 13 anni e 9 mesi, lei 19 anni, vi siete sposati? Sì. Scappando, però? Scappando, sì. Con quella che viene chiamata come in Palermo? Fuitina. La fuitina, cioè con la fuga che poi però finisce, tutti sono d'accordo. Preparazione a matrimonio. Ma la vostra fuga era vera o finta? Cioè lo sapevano tutti o lo sapevate solamente voi due? No, solo noi due. Siamo scappati così, mio padre non voleva assolutamente. E lei ha avuto il coraggio di rischiare, rischiato brutto? Ho rischiato naturalmente forte questo passaggio. Naturalmente, e mi è andato bene, posso dire questo. Ci amavamo pazzamente, veramente, perciò... E il resto della vostra vita com'è andata? Beh, tutto a posto, abbiamo dei figli, naturalmente, e salutiamo a mio figlio Alessandro. Quanti figli avete? Cinque figli e quattro nipoti. Quattro nipoti. Sì. Benissimo, complimenti, ci vediamo tra poco. E il più piccolo è Sandro. Bene, grazie. Okay. I signori? Francio e Francio e Cerino. Venite da dove? Da Castelvenere, Benevento. Come è stata questa vostra vita comune, questi 36 anni? Come sono stati? Abbastanza bene, abbastanza. Ma i primi tempi certo, un po' di sacrifici perché era tempo di guerra. Adesso poi abbiamo avuto due figli, uno è insegnante dell'elementare e un altro è artistica. Bene, complimenti. Tengono due figli e due nipoti, tre insomma, femmine e uno maschio. Insomma, la vostra famiglia è cresciuta tanto e siete, sì, e siete felici. Sì, abbastanza. Salutiamo a Gigino. Va bene, li salutatelo comunque, tutti voi salutate i vostri nipoti, i vostri figli con la vostra presenza qui. Sì. Quindi state tranquilli, non c'è bisogno di nominarli tutti quanti, ma insomma siete felici, siete... Sì, sì. Tanto felici siamo, benissimo. Bene, grazie. Voglio salutare Maria Rosaria. E salutiamo anche Maria Rosaria, va bene. I signori? Vittorioso. I signori Vittorioso che vengono da dove? Da Sanremo. Facciamo chiacchierare la signora, che mi sembra più chiacchierona la signora. Mi racconti un po' come sono stati questi 36 anni? I primi tempi dopo la guerra sono stati un po' duretti, però dopo le cose sono aggiustate. Abbiamo avuto quattro figli, tra cui due gemelle. E oggi siamo nonne di cinque nipotini. Siamo felici e contenti del nostro matrimonio. E ritrovarci qui per lui è un gran piacere. Certo, anche per noi vivi qui, ma parla sempre la signora così o parlate anche lei ogni tanto? No, ogni tanto mi ha concesso. Allora, grazie. I signori? Girardi. Angela. Di dove? Almese. Torino. Vicino Torino. Vicino Torino. Vi vedo belli, sereni. La fotografia del vostro matrimonio si vede intanto, è stata vista, penso di sì. Vi si vede belli, sereni, esattamente come allora, come del resto era per i signori che vi hanno preceduto. 36 felici? Anni di vita, sì, serena, tranquilla. Anzi, diremo di più. Ho sentito la signora che ha enunciato tutta la sua parole. Io non lo faccio perché sarebbe troppo lungo. Non abbiamo figli. Ah, non avete figli. Non abbiamo figli. Siete però felici ugualmente. Felici ugualmente. Avete vissuto una bellissima vita e continuerete a vivere per molti anni ancora. Ma noi ce l'auguriamo. Che buon Dio ce la conceda. I signori? Noi veniamo dalle Alpi, da Trento. Come vi chiamate, chiedo scusa? Caldini, Dario. Pedrini, Caterina. Felici e contenti? Sì, veramente. Io so che lei ha una poesia. Lei scrive delle poesie. Una poesia scritta per il 35esimo anniversario del matrimonio, cioè esatto. Scritta un anno fa. Me la vuole leggere per piacere? Volentieri. 36esimo anniversario di matrimonio. Anche se avvenisse gopà per tirar su i putei, sti anni che passà, i estadi tutti bei, felice con ti, Rina, e tutto il ben dei miei fioi. Ricordo quella mattina, l'accesa, quel sì de noi due, la musica, i fiori, e un poca di agitazione, quella zen, quei colori, quel tende allor scampà così impressa e che ho sempre rente il cuore. Se lo merita un bacio, se lo merita. È bello vedere delle persone così felici, così serene dopo 36 anni di vita insieme. Ognuno di voi evidentemente ha dato qualcosa all'altro, non vi siete tolti niente, ma anzi vi siete dati reciprocamente, tutti voi e penso tanti
tanti di quelli sposati nel 1947, perché erano anni difficili. Il vostro nome, per piacere? Introvigne. Piera. E Carlo. Allora, che cosa può dirmi di quell'epoca? Ma io posso dire questo, adesso riguardando quella fotografia in cui stiamo discendendo nel giorno che generalmente è il più felice, il più spensierato della vita, che gli stenti, i sacrifici, le rinunce, le paure di quei giorni, anziché essere uno svantaggio, avevano lasciato in noi un sottofondo prezioso, una voglia di rivincita, una ricchezza spirituale che ci ha aiutato a superare le difficoltà della vita. E probabilmente è questa la differenza che passa fra noi e le generazioni di oggi, che partono senz'altro da una ricchezza materiale molto maggiore, ma non sono altrettanto ricchi dentro come eravamo noi. D'accordo? Siete d'accordo anche voi? Allora, adesso una piccola cosa che vi regaliamo, il giornale del giorno in cui vi siete sposati, proprio di quel giorno. Non vi preoccupate, adesso lo raccolgo io, lo sapevo che finiva così, ma non è niente, eccolo qua. Opla. Allora, il signor Girardi, il signor Vittorioso. Allora, intanto, il 30 luglio che succedeva? Vediamo un titolo lì, Milano scotta. È stato molto caldo, un'ondata di caldo torrida, tant'è vero che quando quest'estate gli esperti dovevano spiegare il nostro caldo, il caldo di quest'estate, dicevano come l'estate del 47. Sì, ma ci fu la cosa che importava di più forse, come in quei giorni, il freddo terribile. Lei che ricordo è? Ho un ricordo, c'era tanta neve. Possiamo partire con il filmato. Io sono di Campobasso, abito a Sanremo da tanti anni, però mi ricordo in quel giorno che ci sposammo c'era tanta neve che la mia mamma, per paura che mi bagnassi i piedi, che mi sporcassi del vestito, fece spazzare la strada dei miei turbini pagando le spese sue, appunto per avere la strada pulita, per far passare questa figliola senza che si sporcasse il meraviglioso abito bianco. E comunque per fortuna che non stavate a Trieste, perché abbiamo visto invece queste immagini proprio di quell'anno del 47, con delle scene terribili di Trieste. Lì non sarebbe bastato spazzare per terra. Quell'anno ci furono 8 morti per l'inverno, sì, per il freddo. Era tanto freddo. Il record fu toccato a Gorizia con 35 gradi sotto zero. Nevicò anche al sud dell'Italia, appunto a Campobasso, sì, ma sì, anche a Bari. Pensate che a Bari cadde un capannone per la neve, causando 15 feriti. Anche a Roma fece molti gradi sotto zero. Comunque il record l'ho detto a Gorizia con 35 sotto zero. Belle queste immagini da Milano, sì, abbastanza triste, fredde. Poi c'era poco per riscaldarsi quell'anno, sì, non c'era poi tantissimo. Sì. Allora grazie a questi nostri sposi, facciamogli un applauso. E...